noi presentiamo il Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto, praticamente, e siamo un movimento di liberazione, che non è un partito, e rivendichiamo appunto l'autodeterminazione del popolo veneto in base ai diritti e ai trattati internazionali, che sono tutti quanti stati ratificati dallo Stato italiano e sono diventate leggi dello Stato italiano stesso. Di conseguenza noi abbiamo sempre operato alla luce del sole, mai ci siamo nascosti, lo Stato sa dove siamo, chi siamo, cosa facciamo. Quello che sta facendo in questo momento lo Stato italiano nei nostri confronti è una repressione politica, alla fin fine, è una pura e semplice repressione politica. Noi abbiamo invitato lo Stato italiano a venire al tavolo delle trattative, perché è così che è richiesto dal diritto internazionale, di rapportarci con lo Stato occupante, in questo caso, per noi è occupante, e mai abbiamo ricevuto risposte, o meglio, le abbiamo ricevute, ma sempre in maniera più che altro come minaccia e mai come vera cooperazione o voglia di dialogo. Noi cerchiamo di instaurare questo tavolo di dialogo con loro, ma purtroppo sembra che l'interlocutore sia sordo. Ecco, cosa rappresenta questo processo? Questo processo rappresenta praticamente la soppressione delle idee, la soppressione della volontà popolare di ricerca della propria identità storica, culturale, politica, di popolo, che è stata negata e nascosta dallo Stato italiano in tutti questi anni, da quando noi facciamo parte di questo Stato in maniera involontaria, anche se la storia ci dice parecchie bugie in merito. Per quanto riguarda poi nello specifico questo processo, ci sono state delle prove, come posso dire, inventate, o perlomeno anche le perizie che sono state svolte hanno comprovato che tutto ciò non era per niente pericoloso, non era per niente di sovversivo. Questa è la prova che praticamente tende lo Stato italiano a reprimere sul nascere ogni velleità di identità del popolo veneto, che, io ricordo per chi non lo sapesse, è stato la più longeva forma statuaria dell'umanità, 1100 anni di indipendenza.